Allora, eccomi qua. Non so neanche se sto inquadrando. Okay. Visto che sul forum stiamo parlando delle differenze tra la finitura, l'affilatura, con le differenze con la giapponese o con l'ardesia, con la Nans, ho deciso di fare un video al volo, pochi minuti, per levare qualche dubbio. Allora, rasoio lo stesso di Roberto, Gold Dollar, volgarissimo, ormai il rasoio sacrificale per eccellenza, mai 3 euro furono spesi meglio, che passerò, ma solo per far vedere i marchi di affilatura, che poi inserirò le foto montando il filmato, passerò prima sulla Nals e vediamo che marchi di affilatura riesce ad ottenere. Dopodiché lo passerò sullo Zuku e ho scelto come Nagura una Meijiro, per cui la più fine delle tre Asano. Dopodiché ripasso di nuovo sulla Nals per riportare, cioè faccio la foto, poi ripasso sulla Nals per riportare i stessi marchi d'affilatura precedenti e una finitura invece fatta con lo Zuko, con Slurry appena accennato di sempre lo Zuko, però molto molto più fine. Allora, troppe chiacchiere, per cui Gold Dollar, proviamo subito Nauts. Oh, chiaramente, adesso non state a guardare, ah, Madonna mia, ma tu, ma come affili, come prendi quel rasoio? Lo sto brutalmente passando sulla pietra. Anzi, facciamo una cosa. Lo passo direttamente solo sul lato che poi si vedrà nella foto scattata al microscopio. Quindi farò degli affili, dei passaggi, mano pesante, direttamente sul lato sinistro della lama, il lato destro, giusto qualche passaggio per togliere qualche ricciolino di bava, ma ripeto, non sto affilando. Se affilassi così sarei veramente un cane. Tanto per creare dei marchi di affilatura ben visibili, per poi confrontarli con i marchi d'affilatura lasciati dalle giappe. Vabbè, è ovvio che però minimo, magari ecco, alla fine una decina di passate con la manina leggera. Oh, si parlava tra l'altro anche dell'effetto ventosa della Nals, dice che faceva capire di essere arrivati al risultato. Io non ne sono molto convinto, perché già adesso, andando così alla garibaldina, andando senza tecnica, andando senza controllare le pressioni, la Nals già attacca. Se la pietra è ben lappata, in questo caso gli ho dato una passata con la diamantata 400 e il rasoio era già in buone condizioni. Io di solito i rasoi, quando li ripongo, un minimo di affilatura gliela lascio sempre fatta. E qui, ragazzi, l'effetto ventosa già c'è, eh? Per cui è indicativo, boh, sì, ma non penso più di tanto. Allora, asciugatina. A questo punto vado a fare una foto con il microscopio. Adesso abbiamo quel fotogramma come riferimento per fare poi i paragoni successivi. Adesso Zuko,
Minagashi, 5 più mi giro. Ah, ovviamente, come detto, ridetto, stradetto, la fanghiglia di pietre giapponesi diventa tanto più fine, tanto più viene lavorato. Adesso volendo fare un video velocissimo, non darò il tempo alla fanghiglia di rompersi per bene, di affinarsi per bene, quindi salendo ulteriormente di grit. Quindi calcolate che quello che poi si vedrà nella foto del filo è veramente il livello minimo di affilatura, perché se aumentassi il tempo di permanenza sulla pietra riuscirei a rendere cremoso il fango, migliorando ulteriormente la qualità della finitura. Sto andando veramente a cavolo. Anche qua, il discorso dell'effetto ventosa. L'effetto ventosa già c'è, ma non siamo in finitura ultima. Per cui, secondo me, boh, forse gli prestiamo un po' troppa attenzione. Sì, è indicativo che il lavoro sta procedendo, ma non indicativo di un risultato conseguito. Adesso, scusate, ma con la mano faccio prima. Allora, cerco di a questo punto non fare più cerchietti, ma di fare solamente movimenti verticali per far vedere meglio i marchi d'affilatura. Cerco di tenere sempre il rasoio inclinato nello stesso modo, così da creare dei marchi trasversali che poi magari sarà più facile da individuare nella foto scattata al microscopio. Se voi vedete, non lo so dove devo andare a posizionare la pietra perché non mi vedo, ma qui vedete lo slurry, oltre a diventare più denso, sta diventando crema. Quindi adesso inizierebbero le prime diluizioni e stando 5 o 10 minuti su questa fanghiglia, il risultato potrebbe migliorare tantissimo. Adesso, anche qua, una decina di passate, invece noi interrompiamo subito il lavoro, così, giusto qualche passata. Tanto per, basta, non voglio continuare ulteriormente. Come è venuto, una pulitina. Andiamo subito a metterlo. Adesso, prima di passare a creare i marchi d'affilatura con l'atomo di Ozuko, ripasso di nuovo sulla nalza per riportare i marchi d'affilatura come in precedenza. Proprio veloce veloce, giusto qualche passata. Anche qua giusto qualche passatina.
guardando anche con la mano abbastanza leggera, perché sennò qualcuno potrebbe dire: ma tu sulla lanza hai spinto di più, hai fatto dei graffi più profondi, non va bene. E allora, leggerino, leggerino, anche qui cerchiamo di fare dei marchi meno profondi possibili. Ok, anzi, e per scrupolo di coscienza la rifotografiamo di nuovo. Adesso faccio una cosa bruttissima che non va fatta, perché le pietre giapponesi, essendo dure, vanno lavate e pulite per bene a ogni passaggio, perché basta che rimane un po' di fanghiglia della pietra precedente, della nocula precedente, per vanificare tutto il lavoro. Ma io proprio voglio esagerare. Mi fido talmente tanto delle finiture con queste pietre che non fa niente, anche se non è perfettamente pulita, ci proviamo lo stesso. Ok, piccola toma di Ozuko Karasu. Vedete che è talmente dura che non si riesce a creare la fanghiglia. Ci vorrebbero infiniti passaggi per creare qualche cosa di apprezzabile, ma a noi ci basta, basta questa. Vedete, non so se si riesce a vedere dal video, ma c'è un accenno, veramente un accenno di fanghiglia, più che fanghiglia è acqua sporca. Allora, anche qua. Assolutamente non state a guardare, ma dico, ma questo come passa le pietre, il rasoio sulle pietre? Non è così che si fa. Adesso mi interessa solamente creare marchi di affilatura per poi poter fare una comparazione tra una finitura con l'ardesia che è accreditata mediamente di 10.000 grit, un grit di 10.000 punti, con una finitura su Ozuko che più o meno c'ha qualche cosina di più, ma è accreditata di 12.000, quindi non è che sia estremamente più fine. Vediamo, queste sono due pietre che si potrebbero equivalere. Oh, devo fare una cosa. Devo cercare di andare a togliere il più possibile la fanghiglia, altrimenti la finitura verrebbe troppo satinata e poi facendo la foto non si riescono a vedere i marchi di affilatura. Anche qui voi non lo potete sentire, ma io sì. Effetto ventosa sempre presente. Ok, penso che basti, non fa niente, è giusto, abbiamo fatto giusto pochi passaggi, tanto, tanto per vedere. Facciamone qualcuno. E facciamo che basta così. Ultima foto. Adesso, tempo
di andare a montare il filmino inserendo i fotogrammi dei marchi d'affilatura, dopodiché la posto sul forum e cominciamo a discutere.